professoressa Maria Cristina Fava, 40 studenti, 30 ore di lezione per realizzare 13 racconti e anche la copertina di un libro che è in uscita in questi giorni. Sì. Ora stanno presentando il libro, stanno presentando i ragazzi che hanno, diciamo, preso parte e soprattutto realizzato questo bel lavoro per la seconda volta in diversi anni. Ci racconta qualcosa? Sì, è stata un'esperienza arricchente per i ragazzi, ma anche per noi, per me che ho collaborato a questa iniziativa, a questo corso di scrittura creativa tenuto dal professor Cardinali. Quindi i ragazzi si sono veramente fermati a riflettere, sono ovviamente ragazzi che sono già mossi da questa passione della scrittura. Quindi è stato veramente un privilegio vederli riflettere, elaborare queste idee, trasformare i loro pensieri in storie. È stato un momento privilegiato, insomma, poter accompagnarli in questo percorso. Ed è stato veramente interessante la frase che tutti gli insegnanti vorrebbero sentirsi dire: ma prof, l'ora è già finita. E questo capita raramente nelle nostre lezioni così curricolari, invece in queste esperienze sicuramente più arricchenti, più motivanti, veramente riescono a tirar fuori le loro passioni e riusciamo in qualche modo a far leva sulla loro motivazione. Insieme poi ad allievi della scuola musicale Pergolesi. Esatto, sì, e questa sera ci allievano. Abbiamo sentito adesso il sottofondo di musica che pensa un po' gli interventi della scuola, proprio di indirizzo musicale della nostra scuola. Sono ragazzi che studiano anche lo strumento con dei professori e quindi questa sera sono venuti a allietare questo momento particolare. Insomma. Ultima cosa, solo racconti. Io li ho letti tutti, sì. Sono 13, mi è piaciuto moltissimo quello di Giorgio. Sì. E perché è particolare questo, scendere dalla giostra, no, della vita. È una metafora bella. Però è una bellissima metafora. C'è anche un'altra cosa, il racconto ha un appeal particolare. Però per arrivare al romanzo ci vogliono tanti racconti, secondo lei, oppure già il racconto è una vita sua? Credo che già questi racconti nella loro semplicità contengono tutti gli elementi anche di un romanzo e quindi già a questa età essere stati capaci di insomma scrivere un racconto con un inizio, una fine, una vita propria, veramente credo sia un traguardo veramente importante per loro. Credo che siano avviati in qualche modo verso questa passione che spero possano continuare a coltivare ovviamente. Abbiamo bisogno di gente che scrive. Decisamente. Grazie professoressa. Grazie a voi. Grazie.